Speriamo che l'audio sia. Ah, ok, io sono. Noi siamo tornati al posto. Innanzitutto buongiorno. Dopo un po' di pausa, anche perché qua c'è stata una mezzaluvione, quindi c'era poco da setacciare. Come vedete la vegetazione è cresciuta perché comunque c'è stato un bel passaggio d'acqua qui. Siamo sotto il classico ponte dove abbiamo iniziato le ricerche un po' di tempo fa. Nomi, io ero solo curioso dopo alluvione, vedere un attimino cosa sbucava. Ci sono dei bei pezzi di quarzo con macchie nere. Quindi questa arriva tutta una zona molto mineralizzata, e qua è roba che arriva dalla montagna. E ci sono delle novità, sì, l'alluvione si è portata via un albero che era qui, quindi qua sotto noi adesso andiamo, io e Lorenzo, adesso andiamo a pescare, a vedere un attimo, perché lì non siamo riusciti a cercare, essendoci l'albero. Infatti stiamo già scavando lì, come si può vedere, e iniziamo le prove. Qua abbiamo il kit della MyLab, abbiamo anche il kit della... no, kit, non è rimasto molto del kit, lì c'è solo il setaccio della Garrett e quella batea nera che vedete è presa in Australia dalla Aussie Disposals, prezzo $10, però va bene per imparare, soprattutto perché ha i gradini sono piuttosto... dopo ve li faccio vedere. Qui è passata acqua, si vede, quindi adesso ci facciamo un attimino tutta questa zona qua. Tutta questa zona qua me la batto bene, a vedere se ha portato delle pagliuzze recenti, perché io questa zona qua me la sono fatta tutta. Non dico di aver preso tutto l'oro, ma quello che era in superficie l'ho preso tutto, quasi sicuramente. Se c'è della roba nuova vuol dire che continuo a portare e dovremo andare poi a scoprire, a esplorare un po' giù di là, perché comunque bene o male se c'è qualcosa vuol dire che sta arrivando da queste parti. Da lì non c'è nulla, da questa parte qua, ma questo ve l'ho già specificato un po' di tempo fa, quindi bisogna vedere se troviamo della roba nuova, vuol dire che arriva da qualche costone qua, quindi costone intendo quello. Vediamo se riesco, eccolo là, sicuramente se c'è qualcosa arriverà da lì. Ok, quindi adesso procediamo, facciamo un paio di setacciate di prova e vediamo se c'è qualche novità. In diretta, Lorenzo ha trovato dell'oro. Aspetta, vediamo un po'. Esatto, dov'è? Ombra. Fai ombra. Eccolo lì. Ombra su ombra. Non sta? Sì. Mannaggia, non lo vedo, aspetta. C'è riflesso? Aspetta un po'. C'è l'acqua, eccolo lì. Aspetta, ma dov'è? È lì. Allora, uno, eccolo, due, là. Eccoci qua. Allora, sparito già? No, c'è, ecco. Non riesco a mettere a fuoco perché non ho. Uno lì e uno qua. Eccolo qua. Uno lì e l'altro a destra. Peppetta, uno lì. Cazzello, uno là. No, non abbiamo, uno qua. Eccolo lì. Sì. Uno qua e poi e qualcosa c'è, sì, sicuro. Se si vede già così, questa è la batea che vi dicevo che ho comprato in Australia dalla Aussie Disposals, $10, però va bene, sì, va bene per imparare. Sei felice? Felicissimo. Lui è felice. Ok, io ho trovato questo, vediamo se riusciamo a... Questi riflessi mi hanno già un pochino scassato la wallera. Allora abbiamo, togliamo i riflessi, ecco qua. Sì, non c'è tantissima roba. Quanto è che siamo qua? Mezz'ora? Sì, abbiamo appena iniziato. Quindi non è come, non come speravo, ma come pensavo. Non è stato portato nulla di nuovo, anche perché ho fatto già una bella zona, campionatura. Se ci fosse stato qualcosa di significativo l'avrei trovato subito, quindi secondo me qua si è esaurito quello che era, se era una vena o se era qualcosa, non ha portato più nulla. Io proseguo,
Proseguo lì dove c'è. Dove c'è quella pala. Eccola lì. Dove ci sono, dove c'è tutta quella specie di chiusa che si è formata, quella è tutta roba naturale. Sotto quest'albero abbiamo scavato un pochino. Lorenzo sta trovando. Però è roba che secondo me è sempre stata lì sotto, quindi non è stata portata di recente. Quindi niente, ormai siamo qua, quindi oggi la trascorriamo qua. Però non ci vengo più, perché non sono soddisfatto. No, vabbè, con loro che sto trovando qua non ne vale la pena. Poi vediamo, se salta fuori qualcos'altro interessante. Però va bene, vi aggiorno. Il pescato di oggi. Questa è una delle ciotole. E poi c'è anche la mia laggiù. Questo è il buco che abbiamo scavato. Cribio che sta ancora scavando. Ed è uscita di roba da lì, ah, non è male. Andiamo a vedere da me. Vabbè che io però... è roba molto fine comunque. Si vede poco. Qui direi che c'è rimasto ben poco. Non so quanto convenga insistere su questa posizione qua. E poi vabbè, non è che siamo delusi, La delusione avviene quando ci si ha un'aspettativa, quando si ha l'aspettativa di trovare. La curiosità era più che altro vedere che cosa ci fosse dopo lo straripamento. E quindi direi che non è stato portato nulla. Altrimenti cioè, ci sarebbe qualcosa in superficie. Quello che stiamo trovando è un po' più profondo, ma poca roba. Quindi boh. Ok. Come se ne vola? L'argilla. Tutto attaccato, l'argilla. Sì. Vediamo cosa c'è fuori dall'argilla. Qua abbiamo una buca un po' profonda, saranno 50 centimetri tutti. Qua mi sono andati a scoperchiare un po', una roba molto vecchia. Ok, record, questa è la setacciata di oggi, questo è il totale. Oh mannaggia, eccolo qua. Non è male. Decisamente no. No. Il punto è un po' così. Prima c'era un po' di più, vabbè. Comunque, la giornata è al termine, abbiamo raggiunto il picco. E niente, penso sia per me personalmente l'ultima volta che vengo qua. Anche perché ho trovato un altro torrente un po' più interessante. Però qua ero incuriosito, ripeto, della cosa della semi alluvione che c'è stata. Infatti qua ha sradicato un po' di roba, qua c'erano degli alberi che non ci sono più, e ho detto proviamo a scavare un attimino intorno dove c'erano le radici di quegli alberi, però non c'era niente di significativo, solo polvere finissima. E io personalmente per polvere finissima cioè non gioco, non vale la candela, anche perché non è che ci mangio con quello che trovo. Difficile, cioè se vuoi vivere di questo devi riuscire almeno a fare un paio di grammi al giorno, se no non ne vale la pena, perché poi devi considerare benzina per arrivare fino al posto, a meno che non abiti vicino. Allora se uno vive vicino a dove va a cercare, allora boh, ok, il gioco comincia a valere la candela. Poi vabbè, ci sono tanti altri fattori, no? Tipo se hai il camper puoi campeggiare lì vicino al posto, boh. Niente, fine giornata e ci vediamo alla prossima.